la Juventus è pronta a mettere le mani sul nuovo vice Vlahovic in vista del mercato di gennaio. I continui acciacchi fisici di Milik obbligheranno Giuntoli ad accelerare le operazioni già nelle prossime settimane. Il mercato della Juventus del mese di gennaio entrerà nel vivo con l'affondo su un nuovo centravanti e un nuovo centrale difensivo. I continui problemi fisici di Milik, infatti, spingeranno Giuntoli a valutare l'immediato affondo su un nuovo numero 9. Si defila quasi definitivamente la possibilità di piombare con decisione su David De Ligt, a prescindere dalla scadenza contrattuale del canadese il prossimo 30 giugno 2024. Il diretto interessato, infatti, vorrebbe aspettare la prossima estate per valutare attentamente le possibili offerte contrattuali. Non trovano riscontri neanche le ultime indiscrezioni su Bonny del Parma, l'attaccante dei Ducali. Come confermato da Giuntoli nel pre-gara di Juventus-Parma, è un ottimo profilo e sicuramente interessante, ma difficilmente la Juventus getterà le basi per una trattativa lampo già a gennaio. Quindi attenzione al possibile piano bianconero, non è escluso che Giuntoli possa valutare l'ingaggio di un giocatore in prestito secco, per poi rimandare l'appuntamento sul mercato in vista della prossima estate. Attenzione, quindi, a nome di Jovic del Milan. L'attaccante serbo potrebbe ricoprire alla perfezione il ruolo di vice Vlahovic e arriverebbe alla Juventus con la formula del prestito secco. Jovic piace particolarmente a Thiago Motta, e non è escluso che il suo arrivo possa coincidere con l'addio di Milik a gennaio. Juventus, Jovic nuovo vice Vlahovic? Le ultime novità. Nessuna particolare conferma sul possibile affondo di Giuntoli su Jovic, ma il centravanti del Milan, fuori dai piani di Fonseca, potrebbe fare proprio a caso della Juventus e di Thiago Motta. Una soluzione low cost in attesa del prossimo affondo estivo sul mercato. In estate, infatti, Giuntoli potrebbe sondare il terreno con l'entourage di David, ma attenzione anche a Zirkzee, sogno nel cassetto di Thiago Motta. Come accennato, attenzione anche all'affondo su un nuovo centrale difensivo. La Juventus dovrà rinforzare la zona centrale della retroguardia dopo il brutto colpo di Bremer. Piace Ismaili dell'Empoli, anche se il club toscano potrebbe aprire all'addio del difensore solamente di fronte a un'offerta pari o superiore ai 15 milioni di euro. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma il mercato della Juventus è già nel vivo.